Ciao a Ciao! tutti! Oggi siamo in compagnia di Lampadario. Ancora! Dario, Oh, Dario! dobbiamo sempre citarlo. Dario, grande Dario! This could be us. So back to what I was saying. Could be Buonasera a tutti, amici e amiche. Questa sera siamo prontissime per un nuovo episodio dell'Intervistare alla Parvis, un altro dei nostri grandi appuntamenti settimanali. Questa sera con noi Martina Maggio. Ciao! Ciao, tutto bene? Certo, sì, certo, grazie. Benissimo, sempre bene noi. Tutto bene? Bene, bene, grazie. Va bene, dai, possiamo partire? Domanda ormai di prassi. Una presentazione generale, nome e cognome, dove sei nata, cosa fai? Sono Martina Maggio, sono nata a Monza, faccio ginnastica, mi sono trasferita a Brescia ormai da 6 anni, ho intrapreso questo percorso, ho un sogno che spero di raggiungere, sono qua per quello e speriamo vada tutto bene. Ottimo. Passiamo alla seconda domanda, quella più difficile. Descriviti con 3 aggettivi. Sono molto permalosa, tantissimo. Una ragazza molto solare e sono tanto generosa e mi piace anche far star bene le altre persone. Vabbè, terza domanda che un pochino si ricollega a questa seconda domanda. Un tuo pregio e un tuo difetto. Allora, il mio difetto è che sono tanto tanto istintiva, quindi magari prima reagisco subito, anche quando dovrei pensare, ma reagisco, magari dico cose che in quel momento non devo dire, però essendo molto istintiva mi viene. E un mio pregio è che comunque aiuto sempre le altre persone, magari quando hanno un problema o quando hanno bisogno, io cerco sempre di aiutarle e di essere vicino a loro, anche magari quando non sempre è possibile, però magari dare del mio fa sempre bene. Andiamo avanti, a che età hai iniziato e perché hai scelto la ginnastica artistica? Allora, a dire la verità, la prima volta che sono entrata in palestra avevo 3 anni e mezzo, però ero davvero ingestibile, quindi mi hanno mandato a casa. Quindi mi hanno rimandato dopo un anno a 4 e mezzo e lì era già più semplice. Però io volevo stare in palestra, cioè a dire la verità ero andata a nuoto, no? La prima volta, il mio primo sport è stato il nuoto, solo che non fa per me anche adesso, infatti non è che io sia un fenomeno, eh. Poi ho iniziato a intraprendere il percorso da ginnastica e da quando sono entrata in palestra diciamo che non ci sono più uscita, ecco, mettiamola così. Che sport ti sarebbe piaciuto praticare se non esistesse la ginnastica artistica? Allora, uno sport che mi piace tantissimo è i tuffi. Devo dire che mi piace davvero tanto, sia da vedere che secondo me è anche bello da fare. E un altro sport, la pallavolo no, perché sono alta 1 metro, un citofono, quindi... Qual è stata la tua prima società e qual è la tua società attuale? Allora, la mia prima società è stata la Roburet Virtus di Villa Santa. Poi okay. Sono e adesso sono nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Chi è o chi sono i tuoi allenatori? Vabbè, Marco Campodonico, Enrico Casella e Monica Bergamelli. Quante volte ti alleni alla settimana e per quante ore? Troppe. Allora facciamo di media 6 ore e mezza al giorno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre il mercoledì e il sabato facciamo 4 ore e mezza. Sabato pomeriggio dopo l'allenamento andiamo a casa, scarico fino a domenica e lunedì mattina siamo di nuovo qua. E prossima domanda, hai mai avuto dei momenti in cui hai pensato di smettere? E se sì, cosa ti ha spinto invece a continuare? Tantissimi, anche perché chi mi conosce bene sa comunque la mia carriera, che non è stata facile, ho avuto un sacco di infortuni, soprattutto nel periodo sbagliato, ecco, sempre davanti a gare importanti, dove tipo europei, mondiali, però ho sempre pensato che non potevo buttare tutto via, comunque era quando sono piccola che sono in palestra, avevo un obiettivo, era quello che mi spingeva ad andare avanti, perché sennò veramente era già difficile. Se io pensavo negativo e non pensavo positivo, diventava ingestibile. Quindi lo stimolo è stato proprio quello, cioè di voler far vedere che comunque nonostante tutto io c'ero e che potevo fare tanto, ecco. Qual è il ricordo più bello che hai legato al mondo della ginnastica? Allora, ce ne sono due. Uno, vabbè, sicuramente un ricordo troppo bello è stato l'Europeo di Berna, dove ho vinto la medaglia al volteggio. Lì penso che sia stato uno dei più belli. Mentre l'altro è stato il mondiale di Stoccarda, che ho provato emozioni fortissime ma diverse, perché comunque c'era la squadra, l'abbiamo vissuta tutte a pieno, è stato veramente bello. Cioè, io che l'ho vissuta dall'esterno, perché diciamo che non facevo parte della squadra ma ero riserva. Cioè, comunque ero sempre lì con loro, l'abbiamo vissuta insieme, è stata veramente una delle esperienze più belle, ma non dico della ginnastica, ma penso della mia vita, quindi è stata veramente una bella cosa, tantissimo.
Qual è stato invece il ricordo più brutto legato alla ginnastica? Vabbè, sicuramente tutte le volte che mi sono fatta male non è stato un bel ricordo. Quelle sono state le parti, penso, più brutte della mia carriera, però penso che in una carriera sportiva capita anche questo, quindi l'importante è non mollare mai. Infatti, a proposito di questi infortuni, ti vogliamo chiedere quanti e quali infortuni hai avuto durante la tua carriera. Hai già detto prima che sono stati molti, magari quelli più infami, grossi. Più grossi. Ecco. Allora, ho rotto tutti e due i piedi, prima il destro e poi il sinistro. Poi ho rotto 3 volte il ginocchio, 2 volte mi è uscita la rotula e 1 volta ho rotto il piatto tibiale, che mi hanno operato 2 volte. E poi ho avuto un sacco di problemi, bacino anche, tutte quelle robe lì. Passiamo a parlare di cose un po' più felici, perché qua mi viene male. Hai dei riti scaramantici pre-gara? Allora, dei riti no, però ci sono delle cose che faccio sempre, tipo ascoltare la musica, tipo preparare tutta la squadra, truccare, quelle cose lì che piace un sacco fare, facciamo un sacco di foto, un sacco di video. Infatti la nostra stanza c'è sempre il volume al massimo, ascoltiamo un sacco di musica. Diciamo che non abbiamo un rito, ma ci sono cose che facciamo sempre prima di una gara. Ecco. Attrezzo preferito? Trave, tutta la vita. E in parallela preferisci i paracalli con le cinghie oppure col velcro? Con le cinghie. Prima usavo quando ero più piccola col velcro. Da quando sono qua a Brescia uso quello con le cinghie. Con che gamba fai la ruota e da che parte giri gli avvitamenti? Faccio la ruota con la sinistra e giro gli avvitamenti di sinistra. Meglio, le gare a squadre o le gare individuali e perché? Bella domanda. Allora, ti dirò, quando faccio le gare di squadra sono un po' più agitata perché se magari faccio un errore, cioè va di mezzo tutta la squadra. E magari nelle gare individuali c'è una cosa mia, comunque se sbaglio io, cioè capito, sbaglio io, però pensare comunque che dietro c'è una squadra, secondo me quelle sono più intense, diciamo. Però quali preferisco? Sinceramente sono belle entrambe hanno emozioni e pro e contro diversi, dipende. Ginnasta preferito e ginnasta preferita? Allora, la ginnasta preferita da quando sono piccola è la Mustafina. Lei mi piaceva davvero tantissimo. Komova, Mustafina, comunque quello stile lì. Preferito? Boh, non saprei. Sinceramente non saprei. Siamo arrivati al momento gossip della serata. Vai. Single o impegnata? No, sono fidanzata. Quali sono i tuoi hobby? Cioè, che cosa fai quando non ti alleni? Vabbè, sicuramente sto con la mia famiglia, quando quel poco tempo che ho sto con la mia famiglia, sto con il mio fidanzato, sto con i miei amici. Cioè, diciamo che magari, ti dirò, non ho mai in mano il telefono il weekend, se devo essere sincera, perché già ho poco tempo, quindi preferisco passare con le persone che mi fanno stare bene, poi io amo andare a fare shopping, il mio fidanzato un po' meno, infatti quando dobbiamo andare è sempre una tragedia. Però sì, preferisco piuttosto stare con loro, vivermeli quel poco che posso, piuttosto che stare davanti a un telefono, ecco, che quello magari lo posso fare durante la settimana. Domanda un pochino più generale: qual è il tuo genere musicale preferito e il tuo artista preferito, se ne hai uno? Allora, non c'è uno stile in particolare, perché commerciale, comunque pop, tutto quello stile lì. Come artista, magari, che ne so, passo da un Tiziano Ferro a Sfera, dipende dalle occasioni, capito? Cioè magari in palestra un Tiziano Ferro ti fa venire latte alle ginocchia, cioè ci sono un sacco di artisti, cioè non ho una preferenza. Dove ti vedi tra 5-10 anni? Dove mi vedo? Fuori dalla palestra di sicuro. magari mi vedrò fare comunque una vita, diciamo, normale, magari a casa, che ne so, conviverò, non so, sicuramente lontano dalla palestra. Passiamo ora alle domande che abbiamo, anzi, che in realtà loro, i miei compagni, hanno preparato appositamente per te. Okay. Quindi che ti riguardano più da vicino, queste qua erano più generali, no? Sì, questa qui in realtà l'hai accennata, la facciamo per scrupolo. A che età ti sei trasferita a Brescia? Come è stato trasferirsi? Come ti trovi lì in accademia e con chi condividi la tua camera? Allora, parto con l'ultima. Io condivido la camera con Elisa praticamente da quando sono qua a Brescia. Sono 6 anni che sono a Brescia ormai, da quando ho iniziato le superiori, quindi ho fatto tutte le superiori qui, ho fatto la maturità e adesso vabbè l'anno che sono 6 anni. È stato, vabbè, sicuramente non sono stata obbligata dai miei genitori, questo è poco ma sicuro, perché è una cosa che volevo io. Loro mi hanno sempre detto: guarda Marti, ci sono ovviamente delle cose che magari non potrai più fare, magari mi hanno messo davanti alla realtà. Cioè io ero convinta di quello che facevo, quindi cioè, è stata sicuramente una mia decisione, io sono felice della decisione che ho preso e se tornassi indietro la rifarei altre 1000 volte. Magari non è sempre difficile, perché magari vanno male gli allenamenti, poi di qua e di là, magari non hai le persone che ti
possono consolare, comunque ci sono le compagne, però magari avere un confronto con mamma, con papà, appunto, con tutte le persone che ti stanno dietro, magari, soprattutto adesso che c'ho, cioè sono più grande, magari qualche anno fa ti avrei dato una risposta diversa, però comunque adesso a quest'età è così, però io benissimo qua a Brescia assolutamente, cioè comunque instauri anche un rapporto, siamo come sorelle, cioè ci scagniamo un sacco perché ci scagniamo, però ci vogliamo bene, cioè assolutamente. Va bene, allora adesso lei già un pochino accennato prima dicendo il ricordo più bello, passiamo un po' ai mondiali. Abbiamo chiesto a tutte le altre facenti parte della squadra cosa abbiano provato, ok? Cosa avessero provato a Stoccarda. Tu, come hai detto prima, sei stata anche riserva. Allora, quali sono state le tue emozioni, tra virgolette, dall'esterno? Allora, ero super emozionata, ti dirò che secondo me guardare le gare dall'esterno e non farle è peggio. Cioè, perché veramente provi, cioè tutto provi. Cioè, magari nel vederle, nel magari tu sei giù e loro sono su. Cioè, noi che ci abbracciamo, che ci teniamo. Cioè, è stata veramente un'emozione fortissima, bellissima, ma tutta la trasferta in generale, cioè non solo la gara. Da quando siamo arrivati ci siamo divertiti un sacco, le serate che abbiamo passato, magari in camera del fisioterapista a ridere. Ma è stata proprio un'emozione unica generale, fortissima. È veramente, probabilmente una delle più belle, anche perché era la prima volta che facevamo noi tutte e sei una cosa così, quindi è stata veramente una bellissima emozione, fortissima, magari ci siamo rese conto dopo, non in quel momento, cioè è stato veramente bello. Ci hai parlato anche prima degli europei di Berna del 2016, in cui hai vinto la medaglia d'oro al volteggio. Come hai vissuto la gara? E volevamo chiederti se ti aspettavi questa medaglia o se è arrivata inaspettata. Allora, diciamo che sono partita per quella trasferta che mi ero fatta male, infatti non ero certa di fare la gara, diciamo, perché ho avuto un problema il giorno prima di partire. Infatti non avevo fatto l'all round in quella gara, non avevo fatto la trave perché avevo problema un dito. Mi avevano fatto risparmiare perché sapevano che se avessi fatto bene quel salto sarei potuto arrivare, infatti in qualifica ero terza, no? Sapevo che cioè, se avessi fatto davvero i miei salti sarei potuto arrivare in alto, però non mi aspettavo, capito? Anche perché magari era un'emozione che, ti dirò adesso, magari l'avrei vissuta diversamente, che quando ero un po' più piccola all'inizio, cioè, contentissima, emozione fortissima, però secondo me più cresci più le emozioni si amplificano. Sì, è stata sicuramente, quelle due gare sono state le più importanti e le più emozionanti, secondo me, a livello di emozioni. Ritorniamo un attimo sul tema infortuni e ti chiediamo come li hai superati, come sei tornata in forma e comunque più forte di prima, in quanto tempo ci è voluto per più o meno per ogni infortunio, insomma, perché ne hai avuti parecchi purtroppo. E diciamo che mi sono impegnata a farmi male, perché sono stati comunque tutti infortuni lunghi, anche per le ginocchia, ci ho messo davvero tanto. Comunque non erano cose semplici, anche delle anche 8 mesi, 6 mesi, dipende, perché erano cose abbastanza intense. Quindi sicuramente ho passato gli ultimi praticamente 4 anni, tra un po' a sta parte, a non riuscire a fare neanche 3 mesi di allenamento insieme. Cioè, sicuramente non è stato facile, perché magari vedere comunque le altre allenarsi e tu star lì non è il massimo. Però io l'ho detto già prima, cioè sono, diciamo che sono una ragazza abbastanza positiva, cioè io penso sempre positivo perché secondo me è meglio, no? Quindi pensavo al mio obiettivo, volevo raggiungerlo, quindi la mia strada era quella. Sicuramente ci sono stati un sacco di ostacoli, perché quante volte volevo smettere, comunque perché capitavano sempre nel momento sbagliato, però ho lottato, ho tenuto duro e se sono dove sono ora è anche grazie a tutta l'esperienza che mi sono portata dietro. Assoluti di Napoli 2020. Sei arrivata, vabbè, tra virgolette terza, comunque col secondo punteggio. Sei tornata alla grandissima e sei arrivata ad un soffio dalla prima piazza. Sei soddisfatta di quello che hai fatto oppure ti rimane un pochino l'amaro in bocca per aver sfumato la vittoria di così poco? Allora, se devo essere sincera, no, perché io non mi aspettavo neanche di andare veramente così bene. Sapevo di essere in forma, sapevo di essere tornata, ma non mi aspettavo della classifica finale, quindi per me va super bene. Io ho fatto quello che dovevo, ma non è quel mezzo decimo. Sì, magari, che ne so, potevo vincere, però per me l'importante era fare bene la gara, far vedere che ero tornata, cioè avevo altre, diciamo, priorità. Sicuramente vincere la gara non è che mi dispiaceva, però diciamo che sono stata molto contenta della gara, assolutamente, sia della qualifica che delle finali. Allora, tu sei una grande travista, qua nessuno ha da ridire. Hai ottenuto svariati ori agli assoluti, un argento, e ti chiediamo quali sono i consigli che daresti alle ragazze che ci seguono, che magari hanno un po' paura della trave o che magari vogliono semplicemente migliorare i propri esercizi. Come affrontare questo attrezzo così infame? Allora, sicuramente la trave è uno dei più antipatici, perché è come il cavallo alla maschile.
è tanta tanta tecnica, ma non devi salire con l'ansia. Io penso che in trame non bisogna salire con l'ansia, perché più tu sali con l'ansia più la sbagli. Bisogna cercare di essere più tranquilli possibile, di focalizzare te e la trave. Io penso sempre così, no? Ci sono io, la trave e la mia palestra. Poi devo fare il massimo, è normale che l'adrenalina, cioè è tutto diverso in gara. Però bisogna cercare in trave specialmente di essere tranquille, di non strafare, perché anche perché sei su 10 centimetri, quindi se strafai ti uccidi. Da salire con calma, non pensare a tutto quello che c'è intorno. Questo è il consiglio che posso dare. Fai parte da poco delle Fiamme Oro. Cosa si prova a far parte di un corpo armato? Allora, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, no? Comunque, dopo tanti sacrifici è arrivata questa grande, grande opportunità, grande soddisfazione. Comunque, avere per noi è diventato un lavoro quello che facciamo. Cioè, anche essere entrata a far parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato è stata... c'è un'emozione bella, una cosa nuova, cioè comunque ormai ha fatto della nostra passione il nostro lavoro, anche che al giorno d'oggi è difficile anche trovare lavoro, cioè comunque hanno fatto davvero tanto per noi, io sono super contenta, quindi non potrei essere più contenta e niente, non smetterò mai di ringraziarli, anche perché sono una grandissima famiglia, ci trattano sempre benissimo, quindi davvero. Ma avete anche imparato a sparare? Sì, siamo andati al poligono, io ho fatto il giuramento da poco. Sì, abbiamo fatto il poligono con... Gran figata. Ci sta. Allora, altra domanda, questa riguardante un pochino la Serie A. Ti piace l'organizzazione del campionato diviso in regular season e final six? Sì, devo dire che non mi aspettavo, però è stata veramente un'innovazione, è stata bella. Ci siamo divertite tanto alla final six. Non mi aspettavo fosse così bella. Poi a Napoli l'organizzazione era pazzesca, veramente. Secondo me se ci fosse stato il pubblico a Napoli sarebbe stato wow. Allora, tra poco iniziano le gare e ti mancherà non avere il pubblico neanche nelle prossime competizioni? Beh, sicuramente col pubblico è tutta un'altra cosa, cioè il calore del pubblico manca, mancano gli applausi, manca sentirli vicino, manca quell'emozione in più, però ti dirò, siamo fortunati a gareggiare anche in questa situazione, quindi dobbiamo ritenerci davvero fortunati. Passiamo quindi alle domande dei followers. Caterina inizia chiedendoti: elemento preferito ad ogni attrezzo? Allora, vabbè, elemento preferito al volteggio, ti dirò, il salto che sto ristudiando da quando mi sono fatta male è il due avvitamenti, è un trauma tutte le volte. In parallela la combinazione iniziale, reunito pack stalder giro e l'uscita in Tsukara, sono i miei preferiti. In trave la serie acrobatica, flick salto salto, e a corpo libero il doppio teso. Seconda domanda, Benedetta ti chiede: qual è stato il momento più difficile in palestra e come lo hai affrontato? Più o meno l'hai già detto. Degli infortuni e tutto il resto. Sì, dai, diciamo che questa risposta l'ha già data. Allora, mi tocca fare pure la terza. Mi tocca fare la terza domanda, va bene. Marty Mickey My Love ti chiede: hai un body preferito e se sì, quale? Allora, sinceramente con tutti i body che ci fa Sigoa non saprei davvero scegliere, perché secondo me è uno più bello dell'altro. Quindi ho un body preferito, secondo me sono davvero tutti pazzeschi. Ilari ti chiede: qual è la miglior compagna di squadra? Come scegliere fra mamma e papà? È difficilissima, questa è una domanda proprio bastarda. Ha caratteristica diversa, cioè non saprei scegliere. Facciamo anche questa domanda di Beatrice, che in realtà hanno già risposto le tue compagne di squadra nelle altre dirette, però quanto ci mettete a prepararvi prima di una gara? Oddio, iniziamo alle 9 del mattino per fare la gara alle 5. Ecco. Questo dice già tutto. Dai. Sara ti chiede: qual è l'elemento più difficile che hai mai provato e l'elemento più difficile che hai portato in gara? Penso il due avvitamenti ultimi. Fabio ti fa una domanda un po' strana. Quando ti sei messa col tuo ragazzo, i tuoi allenatori temevano che il tuo rendimento calasse? Sapevano, anzi è stato il primo a saperlo, Enrico, non so come, non lo so. Molto attento sulle nostre, quando abbiamo relazioni, devo essere sincera. Perché vuole sapere, vabbè, normale comunque se vedi che comunque con il tuo fidanzato le cose non vanno, magari, che ne so, sei un po' giù, magari lui non riesce a capire perché, quindi ci sta anche, però sta molto attento Enrico a queste cose, a battutine. Sì, diciamo che lo stato emotivo psicologico è comunque una parte dell'allenamento. Allora, Rebecca chiede se ti piacciono gli One Direction. Sì, mi piacciono. Anche perché ho uno in camera che 24 su 24 ascolta gli One Direction, quindi... Pigiama preferito? Ma io c'ho di quei pigiami, tipo al momento c'ho su Olaf.
piacciono un botto i pigiami, cioè ce ne ho davvero di tutti i colori, tutti completi, cioè pezzo sopra, pezzo sotto, di tutto ciò, di tutto. Fai più body o pigiami? Body, dai, adesso addirittura. Lavoro dei sogni? Vabbè, essendo nel mondo della ginnastica, la prima cosa che mi viene è l'allenatrice. Poi adesso che siamo entrati nel gruppo sportivo delle Fiamme Ore abbiamo più varianti, mettiamo di fare ginnastica. Assumendo le altre domande, ti chiedono se stai provando elementi nuovi che porterai ad Ancona, però sappiamo che tanto non si dice niente. Non si possono dire. Vi dico di sì, ma non posso dire niente. Sarà una sorpresa. Ecco. Abbiamo le ultime due domandine solite. Magnesio o magnesia? Magnesia. The last one. Meglio collegare la Parvis o sniffo magnesio? Collegare la Parvis. Ah. grazie. Dai, ascoltate. Bene, va bene. È stata un'intervista bellissima. No, mi sono divertito un sacco. Anch'io. No, ci siamo divertiti molto. Ti ringraziamo della disponibilità. E ci vedremo ad Ancona. Forse. Sì, se riusciamo a vederci. Se no, vabbè. Prossimamente. Va ottimo. Bene. Allora, noi abbiamo finito. Ti ringraziamo e ci vediamo presto. Ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie per averci fatto compagnia. Buonanotte a tutti. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, raga. Ciao. Notte. Ciao.